Questo programma è offerto da Come saranno spesi i fondi derivanti dalle entrate della TASI? Se lo chiedono associazioni e liberi cittadini che hanno già protocollato formale richiesta scritta presso gli uffici comunali, al fine di avere un confronto diretto con l'amministrazione. Promotori dell'iniziativa sono il gruppo civico Noi Cittadini e l'associazione Cittadinanza Attiva. La richiesta si rifà alla legge 147 del 2013 che ha istituito la TASI, all'articolo 1,682, dove si dispone che i comuni con proprio regolamento devono determinare non soltanto le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, ma anche l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. In particolare, nella lettera indirizzata al sindaco Patrizio Cinque, al presidente del consiglio e ai consiglieri comunali, si chiedono informazioni circa la programmazione della ripartizione della TASI per i servizi indivisibili del comune. La presente richiesta, si legge nella lettera inviata alle istituzioni comunali, mira fondamentalmente all'avvio e al mantenimento di una prassi che potrà caratterizzare lo stesso comune, oltre che per trasparenza, anche e soprattutto per responsabile partecipazione. Scongiurato il rischio di uno stop al servizio idrico integrato in 52 comuni del palermitano. I comuni potranno stare tranquilli per i prossimi 3 mesi. Il commissario straordinario della provincia di Palermo, Domenico Tucci, che è anche commissario dell'autorità d'ambito territoriale ottimale 1 Palermo, ha accettato la proposta dei curatori fallimentari di affitto del ramo d'azienda fino al 31 gennaio 2015. Francesca Cannizzo, prefetto di Palermo, ha emanato un'ordinanza che consente la proroga delle attività APS fino al 6 novembre, dove pare che ne dovrebbe seguire un'altra per la prosecuzione delle attività fino a fine gennaio. Emergenza acqua placata dunque, ma ancora nessuna risoluzione certa per gli ex dipendenti APS, che rischiano comunque di ritrovarsi punti a capo. È solo una questione di tempo. Per queste ragioni i lavoratori di APS continuano la loro protesta, infatti hanno occupato la sede della società in via Ugo La Malfa a Palermo per essere ascoltati e non far scemare il serio problema dei licenziamenti e dell'interruzione del servizio. Halloween, la notte dai mille spaventi e travestimenti, ma per un giovane campofelicese è stata anche una notte al fresco. No, non è il titolo di un film, ma una vicenda accaduta nella notte del 31 ottobre per le strade del comune Madonita, precisamente lungo la via Civello, nelle vicinanze di un loto locale di divertimento. Era da poco passate le mezzanotte, quando il gruppo di militari in abito borghese in servizio di repressione e contrasto, allo spaccio di sostanze stupefacenti, si trovavano di fronte all'entrata di un frequentatissimo locale, per osservare se nello stesso si svolgessero attività illegali. Fu così che venne all'attenzione delle guardie un giovane di 26 anni che, appena fuori l'uscio d'ingresso del locale, si avvicinava con fare sospetto alla folla di avventori presenti numerosi in quel momento e metteva nervosamente le mani nelle tasche dei pantaloni. Insospettiti dal fare dell'uomo, i militari hanno proceduto con una perquisizione personale, trovandogli addosso ben 15 dosi di marijuana. Dalla perquisizione strada si è passati a quella domiciliare, che ha fruttato il reperimento di ulteriori grammi 140 della stessa sostanza, un bilancino di precisione, 18 bustine di plastica trasparente, nonché materiale vario per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente. L'arresto è stato convalidato in sede di giudizio direttissimo ed il giovane è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ha fatto la sua prima corsa stamani il pulmino che l'amministrazione, grazie alla donazione di Banca Mediolanum e della ditta Ecofruit, ha potuto mettere a disposizione degli studenti della scuola Puglisi, oggetto di lavori di ristrutturazione. Gli studenti necessitano infatti di essere accompagnati dalla zona dove risiedono, Contrada Monaco, dove appunto si trova la scuola Puglisi, verso Palazzo Butera, dove si trova la scuola che li accoglierà sino a quando il loro istituto non riaprirà i battenti.
A guidare il bus navetta sarà un dipendente comunale che è già stato individuato. Si tratta di Leonardo Graziano delle politiche sociali. Siamo venuti incontro, anche senza risorse economiche, alle famiglie degli studenti della scuola Puglisi per la quale si stanno ultimando i lavori di ristrutturazione, ha dichiarato l'assessore Balistreri. La distanza dalla loro scuola, nel quartiere dove abitano, è notevole da percorrere a piedi, visto che molti di loro non possono contare su autoveicoli familiari. Devo ringraziare i nostri sponsor e di queste ore l'ulteriore donazione della prima rata di assicurazione del mezzo da parte della ditta Ecofruit. Diverse azioni antidroga sono andate a buon fine nel territorio misilmerese lo scorso weekend. Tra la notte a cavallo tra il 30 e il 31 ottobre scorso, il nucleo radiomobile della compagnia di Misilmeri in servizio perlustrativo ha notato due persone in atteggiamento sospetto che effettuavano un passaggio di oggetti fra i due individui. Quello notato era proprio uno scambio a pagamento di sostanze stupefacenti di tipo marijuana. Lo spacciatore residente a Misilmeri è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. L'acquirente invece è stato segnalato alla prefettura quale utilizzatore di sostanze stupefacenti. Stessa storia, ma con protagonisti differenti, è avvenuta ieri nel tardo pomeriggio, sempre nel territorio misilmerese. Un carabiniere effettivo dell'aliquota radiomobile della compagnia di Misilmeri, libero da servizio, ha notato alcuni movimenti strani di un soggetto, il quale poi è salito su un'auto e si è allontanato. Il carabiniere, sempre tenendo sotto controllo la situazione, ha chiamato i colleghi che hanno proceduto al controllo dell'autovettura, dove è stato trovato l'uomo con a bordo 123 stecche di hashish avvolte in carta stagnola, spacciandole per involtini preparati in casa. L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Dopo la convalida dell'arresto, è stato condotto presso il carcere Cavallacci di Termini Imerese a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lego. 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 Dopo una bellissima estate all'insegna della buona musica, è arrivato il momento della grande finale, Le voci del mare. Rigorosamente in diretta dagli studi di Canale 8, i cinque finalisti si esibiranno davanti ad una giuria specializzata per aggiudicarsi il primo premio. Una sfida a ritmo di musica, tanti ospiti studio, un ottimo mix per una serata indimenticabile. Vi aspettiamo prossimamente su Canale 8 per la finale Le voci del mare. Non mancate! You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Nuova aggressione a Palermo per colpa del knockout game, la nuova moda americana che semina il terrore per le strade e che consiste nel prendere a pugni persone sconosciute senza alcun motivo. Questa nuova aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato all'incrocio tra Viale Lazio e Viale Campania. La giovane vittima, un 25enne, era ferma al semaforo da solo all'interno della propria auto con la cintura allacciata e il finestrino abbassato, quando all'improvviso tre sconosciuti hanno aperto gli sportelli dell'auto e hanno cominciato a prendere violentemente a pugni il giovane malcapitato, per poi svanire nel nulla. Il 25enne ha deciso però di non sporgere denuncia. Questo non è certo il primo episodio di knockout a Palermo. Nelle scorse settimane, infatti, ad essere presa di mira è stata una studentessa universitaria.
È indetta per la giornata di oggi, 3 novembre, alle ore 15.30 in aula consiliare, una riunione operativa con i referenti degli enti del terzo settore politiche sociali del distretto sociosanitario 39, di cui Bagheri è capofila, in vista delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del terzo settore. A comunicarlo il presidente dei sindaci del distretto sociosanitario, Patrizio Cinque. Come già annunciato, tornano dopo 11 anni le elezioni per la nomina dei rappresentanti del terzo settore, afferenti alle politiche sociali nel gruppo piano del distretto sociosanitario 39, che si svolgeranno il 29 e 30 novembre 2014, nella sede di Palazzo Cutù a Bagheria. All'incontro sarà presente, tra gli altri, l'assessore alle politiche sociali Maria Puleo. 90 minuti utili per superare l'esame. E così il 2-0 a San Siro contro il Milan di Inzaghi porta il Palermo alla conquista di 3 importantissimi punti, utili per poter allontanare il fantasma della zona retrocessione. È stato un Palermo che ha tenuto in mano la partita sin dal primo minuto, con un pressing continuo e che ha saputo far male, nonostante la prima rete è stata firmata dal rossonero Zapata. 2 minuti dopo, la rete di Dybala consacra ulteriormente la vittoria del rosanero, che così possono tirare un sospiro di sollievo dal punto di vista della classifica. Nel weekend di Ognissanti è andata in scena la 12ª giornata del campionato cadetto 2014-2015, che ha registrato esiti opposti per le compagini siciliane, entrambe impegnate sabato pomeriggio. Non si ferma più il Trapani di Boscaia, almeno nelle partite casalinghe, conseguendo la 5ª vittoria interna della stagione, battendo rimonta il Brescia con il risultato di 3-2. La squadra di Boscaia parte lenta e impacciata ed i Lombardi sbloccano il punteggio al 9° grazie alla rete dell'esterno Sesto, che dà alla sua squadra un meritato vantaggio. Legittimato per tutto il primo tempo, infatti allo scadere dei primi 45 minuti il risultato è di 0-1. Il Trapani sa di aver fatto uno dei primi tempi più brutti dall'inizio del campionato, ma nella ripresa l'attaccante Abate rimette in parità il match con un colpo di testa che gonfia la rete. Ma è Ben Ali a ricacciare indietro i padroni di casa, che però non si perdono d'animo e riacciuffano il pari con Ceramitaro al 71esimo. I Granata sono inarrestabili e spinti dal provinciale che attende il gol della vittoria ed esplode al gol di Aramu, che realizza con un altro colpo di testa su un cross di Rizzato. È una rete liberatoria che scatena la gioia del provinciale e che dà 3 punti pesantissimi alla squadra di Boscaia. Torna a casa con 0 punti il Catania di Sannino, che nella trasferta di Avellino cede il passo agli Irpini a causa del gol su rigore di Gigi Castaldo. Risultato che sicuramente non rende merito alla prova del Catania, che non è sembrato inferiore ai biancoverdi. L'episodio chiave della partita giunge a metà del primo tempo, quando il capitano Irpino sfrutta un lancio filtrante e si lascia cadere sulle braccia protese di Frisone in uscita. L'arbitro giudica con eccessiva severità l'episodio e comanda il tiro dagli 11 metri, che lo stesso Castaldo trasforma nell'1-0. I rossazzurri provano a rialzare la testa, ma si infrangono contro il muro eretto da mister Rastelli e dalle superbe parate del portiere Gomissi, che puntualmente sbarra la strada agli attaccanti etnei. Rimangono 12 così i punti degli uomini di Sannino, 9 in meno del Trapani, terzo in classifica. Appuntamento dunque a sabato 8 novembre alle 15 con Frosinone Trapani e Catania Varese. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore, perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu!
Anche Bagheria, come il capoluogo siciliano, ha la sua settimana delle culture. Gli appuntamenti della settimana si svolgeranno da oggi 3 novembre fino al giorno 9. Il calendario, realizzato con la collaborazione dell'amministrazione comunale che ha fornito location e logistica, prevede eventi musicali, presentazioni di libri, performance di attori e musicisti, laboratori dedicati agli studenti ed anche seminari e convegni che si focalizzano su temi drammatici come la violenza sulle donne. Abbiamo voluto intitolare la nostra settimana delle culture La cultura tra Bagheria e Palermo, spiega l'assessore Balistreri, perché le due città saranno unite dagli artisti che si esibiranno sia nelle nostre ville che in diversi luoghi del capoluogo, creando un fil rouge tra le nostre ville storiche, sede delle vacanze estive dei nobili palermitani. Il programma della settimana della cultura, informa l'assessore, è stato realizzato a costo zero. Il comune di Bagheria celebrerà domani 4 novembre le Forze Armate. Il 4 novembre, giorno in cui nel 1918 avvenne la firma dell'armistizio che sancì la capitolazione dell'esercito austriaco, a seguito delle vittorie italiane sul Piave e nelle battaglie campali di Vittorio Veneto, fu scelto già dal 1922 come giorno della memoria per celebrare la vittoria dell'Italia e ricordare il sacrificio di chi perse la vita durante il sanguinoso conflitto da poco terminato. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il 4 novembre divenne l'occasione in cui le forze armate dichiaravano la loro fedeltà alla Repubblica e così, a partire dal 49, questo giorno divenne anche festa delle forze armate, ritenute quelle vere depositarie dei valori della concordia e dell'unità. Il programma della cerimonia prevede alle ore 11 la celebrazione della Santa Messa, alle ore 12 la partenza del corteo dalla Chiesa Madre e la deposizione di una corona di alloro presso la lapide posta nella sede municipale di Corso Umberto I a Palazzo Gudulena ed infine, alle ore 12:15, la deposizione di una corona di alloro dinanzi al monumento ai caduti situato nell'atrio della scuola elementare Cirincione. Una celebrazione importante, ha commentato il sindaco 5, per ricordare un momento fondamentale nella storia della nostra nazione. La nostra è una cerimonia semplice, ma dall'alto valore simbolico, non solo l'unità dell'Italia, ma soprattutto la memoria dei caduti e l'impegno delle forze armate ed il ricordo di tutti quegli uomini e di quelle donne che hanno perso la vita combattendo in difesa della libertà e della democrazia. Questo programma è stato offerto da Buongiorno a tutti gli amici ed amiche del meteo.it, previsioni per lunedì 3 novembre 2014. Il tempo cambia, l'alta pressione si porta verso oriente favorendo l'arrivo di venti meridionali ed un graduale peggioramento sull'Italia. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord nubi in aumento sulla Liguria e nord-ovest con piogge subito sulla Liguria, poi anche sul Piemonte. Soleggiato il nord-est dove saranno presenti nebbie mattutine. In nottata peggiora ulteriormente in Liguria, Piemonte e poi Alpi e Prealpi con piogge più consistenti. Al centro nubi in graduale aumento nel corso della giornata con possibile piovigine in Toscana, in serata e nottata peggiora ulteriormente sull'alta Toscana con piogge più consistenti, poi anche su coste laziali, soleggiati settori adriatici e la Sardegna. Al sud nubi sulla Sicilia meridionale con occasionali piovaschi, nubi sparse sul resto delle regioni. I venti soffiano tutti dai quadranti meridionali intensi verso sera. Temperature minime pressoché stazionarie con valori compresi tra i 3 e i 16 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno ci attendiamo 13-19 gradi al nord, 15-21 gradi al centro e al sud. Amici, il meteo.it termina qui la previsione, vi ringrazia per averci seguito e vi augura buona giornata. Arrivederci.
buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 3 novembre, si festeggia San Martino de Porres. Martino è un nome di origine latina dedicato a Marte, dio della guerra, significa piccolo Marte. Dice il proverbio, se tira vento non si può dir buon tempo. Sono nati oggi Vincenzo Bellini, Monica Vitti, Cristina Parodi. Il 3 novembre 1957 l'Unione Sovietica lancia nello spazio lo Sputnik 2 con a bordo la cagnetta Laika. È il primo volo spaziale di un essere vivente. Nel 1992 Bill Clinton viene eletto 42esimo presidente degli Stati Uniti, battendo il presidente in carica George Bush. La sua presidenza, che interrompeva 12 anni di governo repubblicano, terminò nel 2000 dopo due mandati. Infine, il 3 novembre, in Giappone si festeggia il Giorno della Cultura. In questo giorno, ogni anno dal 1937, l'imperatore assegna un'alta onorificenza a chi abbia saputo far progredire in modo significativo la scienza, le arti e la cultura. Gandhi ha detto: "Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo". Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 3 novembre. Ariete, guardate le cose con occhi sgombri da pregiudizi e raccoglierete lungo la via la fortuna che le stelle hanno in serbo per voi. In serata il passaggio della luna nel vostro segno è una sferzata di vitalità, entusiasmo e spirito di iniziativa. Toro, giornata positiva con luna e plutone dalla vostra, fuori e dentro le mura domestiche vi rapportate agli altri con socievolezza e spirito positivo. Al termine dell'orario di lavoro non impigritevi ed approfittatene del tempo libero per fare moto. Gemelli, semaforo rosso al mattino con la luna in quadratura al segno che vi rende nervosi e vi dà un po' di filo da torcere in ambito lavorativo. Serata rilassante con gli amici, non fate nulla di speciale, ma già ritrovarvi tutti insieme è un privilegio. Cancro, luna in pesci e Venere in scorpione, ecco la coppiata vincente per trascorrere momenti indimenticabili, soprattutto per l'amore. Dolcezza e sensualità sono gli ingredienti di un cocktail intrigante e malizioso, da bere tutto d'un fiato. Leone, la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa, ma la forza di volontà e l'ambizione vi spingeranno ad andare avanti. Tenere lo sguardo fisso sulla meta può aiutarvi a non sbagliare strada, evitando inutili sprechi di energie. Vergine, è vero che la luna transita nel segno opposto, ma neutralizzata dai buoni aspetti di Venere e Saturno, alla fine non vi procura alcun fastidio. Voglia di arte e di bellezza, a partire dall'abbigliamento fino alle mostre e ai concerti. Bilancia, un collega al lavoro potrebbe aiutarvi a comprendere e a risolvere alcune questioni che vi preoccupano in ambito familiare. In una situazione che appare complessa, cercate di cogliere i lati positivi e volgervi a vostro vantaggio. Scorpione, una ventata di freschezza caratterizzerà i vostri rapporti personali. Le stelle oggi rinnovano le emozioni e garantiscono il buon umore. Risolverete brillantemente alcune questioni pratiche, poi avrete tutto il tempo per lo svago e il relax. Sagittario, dalle stalle alle stelle. La consueta locuzione oggi cambia polarità. Responsabile ne è la luna, prima ostile al vostro segno, poi amicona. Serata divertente e spensierata, in casa date il via a giochi movimentati, diventando bambini anche voi. Capricorno, giornata produttiva con la complicità della luna armonica a Saturno, vostro governatore. Tutto fila liscio e voi non esitate a mettervi in gioco. Il vento cambia in serata con il passaggio della luna in Ariete e qualche accenno di tensione in famiglia. Acquario, la quotidianità comincia a pesarvi, la situazione vi costringe a rimanere ancorati a terra, mentre la vostra natura vorrebbe spiccare il volo. Nell'ambito del lavoro dovrete essere più chiari, definite meglio gli spazi e le rispettive competenze. Pesci, giornata dolce con la luna armonica Saturno e Venere. Amicizie pronti a trasformarsi da vecchi complici ad amanti appassionati. Chi lo avrebbe mai detto che vi sareste innamorati del ragazzo o della ragazza della porta accanto?